Salve a tutti, siamo qui con un nuovo video ed in questo video inizieremo una nuova serie su una mod che ci permetterà, ragazzi, di vivere nel futuro. Come vedete, già dall'interfaccia di gioco è cambiato molto. Innanzitutto abbiamo un'interfaccia abbastanza futuristica, vedete, abbiamo in alto a destra i soldi, il denaro che abbiamo ed è con un layout abbastanza diverso. La minimappa, naturalmente aggiornata con radar e tutte le tecnologie nuove, e abbiamo anche i colpi di proiettile in basso a destra con la vita del nostro cane, ragazzi, perché nel primo episodio, in questo episodio, quello che faremo sarà fare, beh, un tour intanto per familiarizzarci con il mondo di gioco, la mappa, la casa e tutto quanto, come funzionano le cose al giorno d'oggi e soprattutto, ragazzi, oggi vi farò vedere il nostro bellissimo cane robot che si chiama Robopet, che è di un'azienda che, beh, leader ormai del mondo. E ragazzi, un'altra cosa abbastanza interessante è che abbiamo un assistente vocale. Non solo possiamo volare con le auto, naturalmente, possiamo volare anche con un'auto che adesso vi farò vedere, che è la nostra auto futuristica, ma possiamo anche avere un cane robot e addirittura possiamo parlare ogni momento con il nostro assistente vocale. Quindi, ciao Clifford! Ciao Franklin, cosa posso fare per te? Ok, avete sentito? Che figata, è bellissimo. Quindi, detto ciò, ragazzi, guardate, purtroppo il mondo è diventato un mondo di smog. Come vedete, tutta la città è invasa dallo smog e purtroppo c'è poco da fare a riguardo. Non siamo diventati così green come volevamo anni e anni fa. Le tecnologie sono andate avanti. Comunque, come vedete, questa è la nostra casa, ragazzi. Abitiamo in questa che per l'era passata potrebbe essere una casa bellissima, incredibile, ma state tranquilli che è una casa abbastanza normale. Vi presento, ragazzi, il nostro cane robot. Guardate qua, guardate che figata. Ciao Robopet, come stai? Tutto bene? Guardate che figo, è bellissimo. Purtroppo, ragazzi, le cose non vanno come, beh, come speravamo, perché infatti questo mondo purtroppo è in guerra. Ed è in guerra con che cosa, mi chiederete? Beh, è in guerra con i robot. Quindi al contempo è una cosa un po' strana, perché allo stesso tempo, vedete, abbiamo dei robot che fanno, che ci servono come dei cani. Contemporaneamente, dei robot da qualche parte in città stanno purtroppo colpendo i cittadini più deboli, i cittadini più poveri, li prendono e purtroppo li tengono in ostaggio e sparano e a volte uccidono anche. Perché purtroppo abbiamo creato un'intelligenza così avanzata che sfortunatamente, purtroppo a volte ha preso vita per se stessa e quindi sì, fa delle cose abbastanza brutte. Comunque, vi faccio vedere anche dentro casa, vedete, questo è il nostro normalissimo salotto, è la sala da pranzo con la cucina enorme. Vivo da solo, ragazzi, quindi per ora non abbiamo trovato una compagna. Qua purtroppo adesso ci possono essere due tipi di compagni e possiamo anche scegliere che tipo di compagno avere. Possiamo avere un robot come compagno, ma d'altronde come sta andando il mondo ultimamente non sappiamo se poi questo robot ci ucciderà improvvisamente prima o poi, anche se le aziende dicono che naturalmente pur di vendere dei robot farebbero di tutto, quindi dicono che sono assolutamente innocui. Oppure, ragazzi, avere un normale umano che è molto meglio come compagno di vita. Il problema, appunto, è che i compagni di vita umani ormai scarseggiano, devo ammettere. Non è più come una volta che ci si ritrovava ed è molto difficile. Comunque, guardate che bellissima casa, abbiamo la vista, abbiamo una camera da letto qua, è anche troppo grande per quello che serve a me, sinceramente, ma è così che funziona. Vedete un'altra camera da letto qui, questo è tutto il piano di sotto. Comunque, vedete, abbiamo praticamente camere da letto ovunque per gli ospiti, bagni, camerini, un'altra vasca con un'altra camera da letto, un altro letto e qui un'altra doccia e tutto quello che vogliamo. Quindi abitiamo naturalmente qua, lo spazio è sempre enorme, sempre più grande, e naturalmente adesso gli assistenti vocali come Clifford ci possono aiutare in ogni situazione, ad esempio a gestire la casa o fare altre cose del genere. Quindi, dov'è finito Robopet? Ah, ok, eccolo qua che si è incastrato qua dentro. Ciao Robopet, vieni? Vuoi venire con me? Andiamo in macchina? Però lui non può salire purtroppo, perché ragazzi, quello che non vi ho fatto vedere è la nostra macchina, eccola qui. Questo, beh, non è più come una volta, le cose sono cambiate abbastanza e questo è il veicolo. Il nostro veicolo personale in pratica è un veicolo che adesso vedrete, perché non solo vola, è a due posti naturalmente, è un veicolo abbastanza sportivo rispetto ad altri veicoli che si vedono in giro, però questo ha anche le torrette per sparare, perché naturalmente in questo mondo, ragazzi, purtroppo, come vi ho già detto, non si può sapere mai, quindi quando siamo dentro casa non c'è problema perché non ci possono attaccare, ma quando siamo fuori casa, purtroppo, dobbiamo essere armati di tutto. Quindi vediamo se Robopet riesce a salire di sopra, non ne ho idea, sinceramente. Voglio proprio provare a vedere se è in grado. Sì, ragazzi, non ci credo.
Non ci credo, è in grado di salire, guardatelo. È bellissimo che sia anche lui sopra la macchina. Bellissimo, guardate. Aspettate, purtroppo non lo potete vedere perché come vedete si gira in base al punto in cui stiamo guardando. Vedete, perché è una torretta naturalmente. Quindi è una torretta che si gira a 360 gradi, comandata come un elicottero, ma ormai molto più facile che un elicottero. Però seduti vicino accanto a noi abbiamo naturalmente il Robopet che sta, che vuole viaggiare con noi. Quindi adesso vi faccio vedere anche la casa, magari dall'elicottero, giusto così che possiate capire più o meno le proporzioni. E soprattutto guardate che figata che è questo elicottero. Lo possiamo accendere. Ok, ci siamo. Decolliamo, direi. Ragazzi, guardate che figata che è questo veicolo. Anche per il fatto che non solo non ha rotori, ma funziona praticamente a spinta jet. Ma soprattutto, guardate, anche il carrello retraibile. E naturalmente possiamo rimanere stazionari, bloccati, immobili nella posizione in cui l'abbiamo lasciato. Intanto possiamo sparare in giro e fare quello che più ci piace e ci pare. Quindi è veramente, veramente fantastico, ragazzi. Comunque, vi faccio vedere la nostra casa tutta intera, così la potete vedere bene. Non vi ho fatto vedere i piani superiori, abbiamo visto solo i piani inferiori, però adesso vi voglio far vedere anche quelli superiori perché ci sta. Guardate, carrello retraibile e atterriamo nel nostro parcheggio adatto, esatto, all'atterraggio di questa macchina. Benissimo. Scusa Robopet se ti faccio scendere, anzi rimani lì un secondo, ok? Rimani lì da bravo, bravo, guardate che figata. Come vedete ha una mitragliatrice come testa ed effettivamente è così perché può anche servire come arma nel caso. Beh, ci può difendere. Naturalmente non servono più i morsi dei cani per difendere gli umani, ma adesso ci vogliono le armi anche nei cani robot, quindi sì, Robopet ovviamente ce l'ha. Ok, saliamo qua sopra, vi faccio vedere anche il piano di sopra. Vedete, abbiamo un'altra toilette al centro. Naturalmente la vista è ovunque perché è tutto tempestato di vetri. Abbiamo l'energia solare, anche se purtroppo, dato lo smog, funziona meno, quindi ci tocca anche utilizzare l'energia non rinnovabile prima praticamente. Gli schermi, ragazzi, come vedete non ci sono TV, semplicemente per il fatto che gli schermi sono olografici e appunto appaiono sul vetro. Anche qua si apre sulla vista della città ed è bellissimo. Mi piacerebbe tantissimo, ragazzi, che in questa mod ci fosse possibile avere le auto volanti dei civili, perché naturalmente quello sarebbe veramente fantastico. Purtroppo il fatto è che ci sono pochissime auto volanti in GTA e ne possiamo avere praticamente due o al massimo tre, quindi ancora non è possibile dare ai civili le auto volanti, anche perché sarebbe tutto un altro gioco rispetto a GTA. Però in ogni caso possiamo sicuramente arrangiarci anche così, perché è molto molto figo. Vedete, lì c'è anche un elicottero. Direi che andiamo a farci un giro, ragazzi, così vediamo il mondo di gioco e niente, vediamo di raggiungere uno dei luoghi più famosi di questa città. Adesso aspettate che saliamo, è un po' complicato salire, perfetto. Interfaccia Ok, eccoci disabilitata. qua, ragazzi, togliamo. Già iniziano a spararci e non mi piace assolutamente. Non mi piace assolutamente. Anche questo rumore lo sentite? Viene dal fatto che i radar ci hanno individuati? Non ne ho idea dove. Vabbè, io e naturalmente il Robopet andiamo meglio andare via da qua. Perché, ragazzi, purtroppo non tutti, come potrebbe sembrare, sono cattivi in realtà. Molti robot che si trovano qua in giro non lo sono e sono abbastanza amichevoli anche. Il problema è appunto che vivono in una condizione abbastanza strana perché loro non sono toccati dagli altri robot, però ci sono alcuni robot che uccidono robot e alcuni robot invece che uccidono solamente persone. È una cosa molto strana. Comunque, guardate qui, se noi proviamo a sparare, praticamente questo è quello che succede. Ok, quello che avete visto era il fatto che ogni volta che ci avviciniamo automaticamente vengono rilasciati i Attenzione, attenzione. Abbiamo un evento qua vicino. Sei pronto Robopet? Sei pronto Robopet? Che mi sa che dobbiamo combattere oggi. È appena venuto qualcosa là davanti. Andiamo a vedere la città, ragazzi. Come vedete a terra è completamente deserta. Le strade sono rimaste strade, ma è completamente deserto. Ok, come vedete ci sono degli ostaggi. Ci sono degli uomini in ostaggio dai robot. Non so se lo vedete là davanti, proviamo a scendere e cerchiamo di equipaggiare l'arma. Vediamo se riusciamo a ucciderli. Dobbiamo andare di soppiatto però, Robopet. Ok, Clifford, attiva scudo. Scudo attivato. Perfetto, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ok, una a terra, un robot a terra. Non so se si rialza. Purtroppo sono più forti di quello che pensiamo, perché anche noi lo siamo, ragazzi. Abbiamo lo scudo, però anche loro hanno lo scudo. Questo è il problema. Questo è il grosso problema di tutta questa faccenda. Aspettate. Per fortuna ci sparano con armi abbastanza obsolete, sinceramente. Pensavo peggio. Bene, uno è andato. Un robot è andato, ragazzi. Attenzione all'altro. Non so che fine abbia fatto Robopet. Spero che non sia morto, perché purtroppo questi non scherzano, ragazzi. Dovrebbe essersi nascosto qua dietro il robot. Eccolo qua, ti cancellerò dalla memoria. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, sembra che ce l'abbiamo fatta. Vediamo, gli ostaggi stanno scappando. Per fortuna gli ostaggi stanno scappando. Ok, signori, vi ho salvato la vita e tutto quello che sapete fare è scappare? Diamine, ok, va bene, va bene.
Ragazzi, mi sa che è scappato Robopet. Andiamo a cercare. Andiamo a cercarlo perché purtroppo mi sa che è scappato. Non so per quale motivo, ma. No! No, 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 no! Eccolo qua! Robopet! Robopet, ti prego! Robopet! No, 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 ce n'è un altro, ce n'è un altro, ce n'è un altro. Aspettate, aspettate, aspettate. Aspettate, diamine, non l'ho colpito, non l'ho colpito. Ok, l'ho colpito. Speriamo che questi robot muoiano immediatamente perché ragazzi, questi sono i cattivi e purtroppo, forse lo state pensando, come facciamo a riconoscere i cattivi dai buoni? Non si può riconoscere i cattivi dai buoni, sfortunatamente. La cosa positiva di Robopet, naturalmente, è che non può morire, basta semplicemente che lo rianimiamo e siamo di nuovo pronti ad usarlo. Aspettate un secondo che lo rianimiamo. Eccoti qua di nuovo! Ciao Robopet! Mi sei mancato tantissimo, ciao! Come va? Tutto bene? Cioè, insomma, tutto bene per modo di dire, amico mio. Ah, che figata. Bellissimo. Guardate poi. Ok, si muove bene. Controlliamoli ancora un po'. Sembra che perda olio. Vediamo se riesce. Ok, va avanti. Perde un po' d'olio. L'olio è rosso adesso dei suoi meccanismi. Vediamo, ok. Sì, ne sta ancora perdendo un po', ma non fa niente. Al massimo ci rimetteremo un altro po' d'olio dopo. Quindi, risaliamo di sopra. Per fortuna lo abbiamo trovato, ragazzi. Vediamo se riusciamo a trovare altri robot. Anzi, eccolo qua, infatti. Neanche finito di dire. Wow, mi stanno colpendo l'elicottero. Mi stanno colpendo l'elicottero, ragazzi. Ok, questa è una cosa abbastanza grave perché l'elicottero sì, ha gli scudi Clifford, attiva gli scudi dell'elicottero. Scudi Grazie. dell'elicottero Wow, attivati. oh diamine. Ok, purtroppo il razzo mi ha sfiorato e ok, adesso ho lo scudo, quindi dovrebbe andare meglio. Però abbiamo comunque già un rotore abbastanza danneggiato, lo dovremo riparare. Non so adesso dove sia Robopet. Sinceramente, diamine, per fortuna avevamo gli scudi questa volta. So che gli scudi non durano all'infinito, purtroppo, però per quello che durano dobbiamo farceli bastare. Vediamo se è morto, penso che sia morto, sì. Vediamo gli altri robot dove sono. Un robot è lì e l'altro robot è dietro di noi che ci sta sparando. Ok, vediamo di metterci in prima persona un attimo. Ok, non vediamo niente da questa parte, aspettate. Dobbiamo sparare. Ecco fatto, perfetto, morto, morto. Sono morti tutti? Sono morti tutti. Andiamo a vedere dove si trova Robopet, che non ne ho idea di nuovo. Mi sa che l'ho riperso di nuovo. Un problema di Robopet, appunto, che probabilmente lo aggiusteremo con un aggiornamento, è che sembra che sia, cioè, faccia fatica abbastanza a seguirci quando siamo sull'aereo, sulla macchina, elicottero, comunque lo vogliate chiamare. Adesso è l'unico mezzo di trasporto che usiamo, ma è considerato un elicottero da alcuni e da altri una macchina, perché naturalmente ha rimpiazzato le macchine, ma Robopet! Robopet! Clifford, per favore, cercami Robopet. La posizione di Rob. Ok, Robopet, ragazzi, si trova là, ha detto, seguendo. Ok, dobbiamo seguire la strada che ha tracciato Clifford. Bene, dovremmo riuscire a trovare Robopet semplicemente seguendo quella striscia lì in cielo. Ok, attenzione, ce n'è un altro. Ne abbiamo un altro. Questa, ragazzi, è una zona completamente ostile. Completamente ostile, incredibile. Attenzione, dobbiamo ricaricare. Morto, perfetto, morto. Bene, bene, bene. Abbiamo ancora gli scudi attivi nel nostro veicolo, vediamo se sì o no. Dobbiamo trovare un nome, naturalmente, ragazzi, per questo veicolo qua, ma intanto raggiungiamo il punto che ci dice naturalmente. Ah, aspettate che non si accende più, vediamo qual è il problema. Ok, grazie Clifford, ragazzi, siamo riusciti a riparare il motore che stava. Ok, sì, sembra che vola, perfetto. Quindi è che adesso il navigatore, naturalmente essendo solo autovolanti, è così, è questa striscia virtuale in aria. Oh, per fortuna l'abbiamo trovato, grazie Clifford che sei riuscito a trovarmi Robopet, perché ero veramente disperato. Ciao Robopet, eccoti qua, finalmente. Ehi, bello, perché ti perdi continuamente? Dai, forza, eh. Forse perché volavo e non eri con me in auto, che ne dici? Ehi, guardatelo, è felicissimo, non può provare emozioni, ma lo so che è felicissimo in realtà. Quindi, come avete visto, è una figata proprio quella che se noi voliamo, il navigatore è per aria e non è più, è 3D, diciamo, e non è più il navigatore classico che segue le strade, che è inutile, da quando le auto volano è inutile. Ok, Interfaccia Robopet, andiamo, abilitata. forza, andiamo in macchina. Quindi, non so se avete visto, ragazzi, ma naturalmente avevo disattivato tutta l'interfaccia perché era un po' intrusiva in realtà. La trovavo un po' intrusiva quando dovevamo sparare. Adesso direi che possiamo finalmente rimetterla. Un secondo, facciamo salire anche. Ok, Robopet, ci siamo. Decolliamo, perfetto. Vediamo se riusciamo a trovare un altro di questi eventi, ragazzi. Un altro evento abbastanza importante di ostaggi umani tenuti in ostaggio appunto dai robot. Che beh, si fanno chiamare Terminator adesso perché dal film di anni e anni passati, purtroppo è diventata la realtà, quindi ci sono, vedete, ce n'è un altro là sotto, anche se siamo riusciti a scappare perché ci rilevano con i radar, ma poi usciamo dal radar e loro non ci rilevano più e non sanno più dove siamo. Che figata, non troviamo neanche traffico oggi, non c'è assolutamente nessuno. Mettiamo in avanti i rotori che così torniamo verso la nostra casa. Ok, perfetto.
Bellissimo comunque. Se ci mettiamo in prima persona, ragazzi, guardate che figata. Le luci, i colori, anche se c'è smog. Comunque lo smog crea questa specie di, vedete, questa specie di luce, questo sole, che ormai non vediamo un sole rotondo più da chissà quanti anni. Ma in ogni caso è comunque figo. Vedete, laggiù ci sono delle persone che stanno volando con l'auto laggiù in alto a destra. Volano più alti di solito proprio per evitare di essere intercettati dai radar, dei Terminator, come li vogliamo chiamare noi. Comunque siamo di nuovo in città, ragazzi. Io direi che adesso torniamo verso casa nostra, che si trova là davanti. Ok, non so perché Robopet sta piangendo, lo avete sentito? Ehi Robopet, che succede? Non ne ho idea, per vederlo ci metto un attimo. Ok, è abbastanza sensibile, abbastanza difficile comandarlo, però con il tempo ci si fa decisamente l'abitudine. Vedete che sta piangendo ancora. Clifford, perché sta piangendo Robopet? Robopet ha in carenza di cibo, meglio riempire la sua ciotola. Ok, adesso gli diamo da mangiare, perfetto, ok. Perché pensavo avesse qualcos'altro, ad esempio. No, non ci credo. Ragazzi, c'è un Terminator dentro casa nostra, è impossibile. Abbiamo lo scudo, non ci credo, è impossibile. Attenzione. Ne abbiamo un altro. Si vede che gli scudi per qualche motivo si sono disattivati, non ho idea del perché, ma diamine, abbiamo spaccato due vetri anche addirittura. Comunque guardate che figata quando miriamo, che c'è anche il puntino con la mira precisa nel punto in cui noi miriamo, perché naturalmente con queste armi e con questa tecnologia siamo in grado di puntare esattamente dove vogliamo. Ora fatemi sapere, ragazzi, nei commenti che cosa ne pensate di questa mod. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate anche di questa interfaccia, perché io l'ho disattivata per metà episodio proprio perché era un po' intrusiva, oppure non lo so, mi sapeva un po' di strana. Fatemi sapere voi, soprattutto quando guidiamo e pilotiamo la macchina. Fatemelo sapere nei commenti, lasciate un like se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, è molto importante, perché tramite like io so se continuare la serie o no, quindi poi da lì mi baso in base a se vi è piaciuto o meno. Iscrivetevi, ragazzi, stiamo per arrivare a 400.000 iscritti, è molto importante, se vi iscriviate iscrivetevi. E niente, in descrizione, ragazzi, avete tutte le info per Instagram, Facebook, dove seguirmi. C'è anche il giveaway di Instant Gaming, in cui potete vincere un gioco gratuitamente, qualsiasi gioco vogliate, basta semplicemente che cliccate il link in descrizione. Potete anche comprare la mia maglietta, la mia felpa ufficiale in descrizione. E niente, grazie ancora, ragazzi. Arrivederci. Che ne dici, cagnolino? Dov'è? L'abbiamo lasciato dentro l'auto. L'abbiamo lasciato dentro. Saluta tutti, che ci vediamo probabilmente con un prossimo episodio. Se gli piaci, se vi sta simpatico, lasciate un like per Robopet. Che ne dite, Ma niente, detto ciò, ragazzi. Wow, ok, abbiamo dei problemi. Abbiamo ancora dei problemi. Volevo terminare l'episodio, ma ci sono tre Terminator uno dopo l'altro. Sembra che siano venuti a fare un attacco per vendicarsi di quello che è successo prima, perché non ho mai visto nulla del genere. Robopet è morto. È di nuovo morto Robopet. Ah no, è vivo. Ok, è lì. Non so perché Clifford ha sbagliato completamente a darmi l'informazione. Clifford, segna, Robopet è vivo. Ok, fatto. Ok, attenzione. Diamine. Wow, avete visto come si è buttato quella intelligenza artificiale all'ultimo livello? Questi non so perché hanno addirittura l'RPG, pensano di uccidere di più, naturalmente, perché si basano sui dati. Non sapevo avessero paura del fuoco. Bene, questo è buono a sapersi, ragazzi. Veramente buono a sapersi. Wow! Per fortuna abbiamo gli scudi attivati nel nostro veicolo e nella casa, perché sennò è veramente terribile. Ok, scappano via. Bene, io direi, ragazzi, che adesso dobbiamo combattere questi Terminator, ma per ora, grazie a tutti. Arrivederci. Ok, quindi cosa vuoi mangiare? Abbiamo nigiri, uramaki, ozumaki, sashimi, wasabi, salsa di soia. Abbiamo nigiri,